Signore e signori, è il vostro comandante che vi parla. Abbiamo iniziato la discesa per sentito? Dove prevediamo di atterrare tranquillamente. Stiamo per atterrare, quindi, madame, la prego di finire il suo champagne. Guarda che rischio di abituarmi a tutte queste attenzioni, eh? Non chiedo di meglio. Comunque, Fabrizio è stato fantastico. Averti a Londra mi ha fatto una sorpresa bellissima. Le sorprese mi piacciono. Ma avevo paura che mi avresti impedito di venire se te l'avessi detto. Perché? Magari per stare in santa pace con la tua famiglia. Averti accanto e avere accanto anche la mia famiglia ha reso il Capodanno ancora più speciale. Valerio, ti assicuro che non c'è assolutamente niente di vero. E poi tu mi conosci, dai. Ti pare che io ho bisogno di molestarla, una donna? Vedrai che tempo qualche giorno questa storia di Clara si rivelerà per quello che è, una gigantesca bolla di sapone. Invece, adesso parliamo di cose un po' più serie. Come mai all'improvviso il piano di rilancio dei cantieri non ti convince più? Nell'ultima chiamata che ti ho fatto? Addirittura fallimentare. Ma vai, d'accordo, ma incontriamoci, parliamone, fammi capire cos'è che non ti convince. Anche se? Anche se stai un po' minando la mia autostima. E come, riempiendosi di complimenti? Ad esempio non dicendomi che cosa ne pensi della mia proposta di convivere. O devo dedurre che avermi attorno 24 ore su 24 sarebbe troppo per te? Beh, mi rendo conto che è una scelta piuttosto impegnativa. Sì, ci devo pensare un altro po' prima di capire. Ah, quindi sono in prova. Mm-hmm. Ma allora sappi che farò di tutto per superare questo test. Vabbè, se tu non puoi scendere giù, vorrà dire che salirò io a Verona. Così ti mostro nel dettaglio tutto il piano. Pronto? Valerio? Pronto? Non ci posso credere. Ha riattaccato lo stronzo. Per favore, per favore. Ho soltanto bisogno di capire che cosa è successo. E ancora, basta! Io e te non abbiamo più niente da dirci. No, non è così. Io ho bisogno di sapere perché sei così arrabbiata. Te lo giuro, io non so assolutamente niente di quello che è successo con mio padre. E allora chiedilo direttamente a lui, ok? No, lo chiedo a te. Per quale motivo ti ha chiamata? Che cosa ti ha proposto? Ti dico solo che non mi sono mai sentita così umiliata in vita mia. Senti, ti prego. Dammi soltanto un minuto. Spostiamoci in un posto più tranquillo, però ti prego, non te ne andare. Ma figurati, Aldo, io non ho una ricetta. A malapena riesco a fare il giudice in tribunale. L'unica cosa che mi sento di consigliarti è di provare a fare un po' di chiarezza. Con Delia, con Jacopo, ma soprattutto con te stesso. Hai visto cosa è successo quando hai cercato di tenere tutto insieme con le bugie? Ora hai l'occasione di ricominciare e magari di non commettere di nuovo gli stessi errori. Mi sa che un errore l'ho già commesso, è anche grande. E cioè? Hai visto Beatrice? No. Vedi, qualche giorno fa con Delia, non so, si è creata un'atmosfera strana, è scattato qualcosa e siamo finiti a letto a fare l'amore. Ah. Ma credimi, nello stesso momento in cui accadeva io ero già pentito. Perché sapevo che lei avrebbe vissuto quel momento in maniera completamente diversa da me. Beh, certo, ora sarà un po' più difficile fare chiarezza. Guarda, io non so davvero come siamo arrivati a questo punto. So solo che a poco ci siamo allontanate. E adesso quando la guardo non so neanche cos'è che mi ha fatto innamorare di lei. Mi dispiace. Sapessi a me. Senti, probabilmente... Per te che sei sposato da poco e hai un bambino piccolo, tutto questo ti sembrerà fantascienza. Ma credimi, dopo tanto tempo, anche il migliore dei matrimoni, quello più riuscito, si può trasformare in una galera, dalla quale non vedi l'ora di evadere. No, non credere. È che io e Viola ci facciamo certe litigate. Sì. Ma un conto sono dei confronti tra due persone che si amano, che hanno voglia di stare insieme, dove c'è vitalità. È un conto invece trovarsi... davanti a una persona di cui noti soltanto i difetti e diventano sempre più insopportabili. Beh, forse bisognerebbe provare ad andare oltre i difetti, no? Provare a ricominciare per non buttare via tutto quello che si è costruito in questi anni. In teoria. Ma poi in pratica mettici
un lavoro impegnativo, le pressioni, le responsabilità. Sì, ma nessuno dice che vivere insieme sia semplice. È complicatissimo. E sai cos'è la cosa peggiore? Che spesso finiamo per prendercela col nostro partner perché è lo specchio dei nostri fallimenti. Di quello che non siamo più. O di quello che non siamo riusciti ad essere. Dai, Antonio! L'ora della pappa qui, ma non facciamolo a poco. Antonio, per favore, devi mangiare. Prima mangiamo e dopo giochiamo. Su, avanti. La pappa. Dai, Antonio, per favore, mangia la pappa. Non vuoi mangiare? Va bene. Allora basta, vuol dire che resti a digiuno tutto il giorno. Mangerai un'altra volta, mangerai stasera. Amore, no, vieni, tesoro, vieni. Scusa, ma visto il ruolo che hai, faccio veramente fatica a credere che voi due non eravate d'accordo. Sì, lo so che ti può sembrare strano, ma ti assicuro che così a me non sarebbe mai venuta in mente un'idea del genere. No, certo, perché tu sei quello buono mentre lui è il cattivo. Ma perché mi hai preso per una deficiente? Viviana, ascoltami bene. No, ascoltami tu. Apri le orecchie. Tu e il grande imprenditore, dottor Ferri, mi avete trattata come una prostituta. Io chiedevo solo che venisse rispettato un accordo, perché quel lavoro mi spettava di diritto. Va bene, d'accordo. Tu hai tutte le ragioni per essere arrabbiata. Però ti posso dire che io su questa storia non ho nessuna responsabilità. Un consiglio. Risparmia il fiato, perché da oggi non è me che dovrai convincere, ma il mio avvocato. Il tuo avvocato? Ascolta, non c'è bisogno di mettere in mezzo un avvocato. Io sono sicuro che parlando riusciremo tranquillamente a trovare una via d'uscita. È troppo tardi. Avete commesso un errore che vi costerà caro. E non parlo solo di soldi. Io vi sputtano. No, aspetta. Non esageriamo, ok? Tutta questa faccenda forse sta diventando assurda. Dai, social. Tutti dovranno sapere che razza di stronzo sei. Senti, per favore, cerca di ragionare. Lo capisci o no che finiresti per coinvolgere delle persone che in questa storia non c'entrano niente? Mia moglie. Mia figlia. Spiacente. Non è un problema mio. È rimasto giù in cortile con Raffaele, vedi, sta scorazzando sul suo nuovo triciclo. Mi piace un sacco quel triciclo. Sì, sì. E come l'hai trovato, tranquillo? Tranquillissimo. Mi dispiace di aver perso così la pazienza con lui. Sai quante volte l'avete fatta perdere a me la pazienza, tu e Patrizio? Mamma, sarà capitato qualche volta, a me con lui sta succedendo troppo spesso. Vabbè, diciamo che il fatto che tu te ne renda conto è già positivo. Tu dici, la consapevolezza di essere una cattiva madre non mi sembra che sia una cosa positiva. Amore mio, ma tu sei una mamma stupenda. Ed è proprio per tutta la dedizione e l'impegno che metti nell'occuparti di Antonio che ogni tanto, a me è normale, hai qualche accendimento, no? Tranquilla, amore. Tu sei una mamma bravissima. Hm? Sì, però vorrei essere meno brava e avere magari un marito su cui contare un po' di più. Questo lo capisco. Che poi, cioè, per carità, perché poi Eugenio è bravissimo, è delizioso con Antonio. Però la verità è che tutti gli sforzi che io faccio lui non li vede proprio. Dà tutto per scontato. E questa cosa mi fa una rabbia pazzesca. Ma lo conosci, lui è un tipo riservato. Magari non lo esprime, ma figurati se non si rende conto di tutto quello che stai facendo. Mamma, non ti arrampicare sugli specchi. Per lui conta soltanto il lavoro, fine. Io e Antonio veniamo dopo, sempre. Perfetto, vado a disfare la valigia, con permesso. Grazie. Aspetta, ti aiuto. Oh. Sei stanca? Ma no, diciamo che il viaggio è stato breve. Mm-hmm. Ho soltanto un terribile male al collo, deve essere stata la frenata lunghissima dell'aereo. Allora ti ci vuole il mio super massaggio. Ah, sì. Ah. Oh. No, proprio adesso. Aspetta. Ai suoi servigi, madame. Oh, grazie mille, monsieur. Io continuo, eh? Sì. L'ultima persona che avrei voluto sentire. Alberto, neanche il tempo di scendere dall'aereo che già mi chiami. Cos'è? Sentivi così tanto la mia mancanza? Dobbiamo vederci, Marina. È molto urgente. Io sono già qui in ufficio. Tu a che ora pensi di arrivare? Non prima di domani, o comunque di qualsiasi cosa si tratti.
Dovrei aspettare. Marina, ti ho detto che è urgentissimo. Valerio non vuole approvare il piano di rilancio, lo capisci? Che cosa? Oi. Oi. L'avevi lasciato giù sul triciclo. Oggi si è messo a fare il tassista. Ma quanto è bellino, mamma mia. Ma dove sta? Dorme. E Viola si è addormentata accanto a lui. È completamente prosciugata. Io non l'ho mai vista così. Certo che sta ragazza sta stanca. Se non ce la fa qui con noi, ma come può farcela da sola a Torino quando Eugenio sarà qui a Napoli? Vabbè, sola, c'è una babysitter che l'aiuta. Ah no, ma non è la stessa cosa. Lei ha bisogno di sostegno, di incoraggiamento, ha bisogno di compagnia. No, l'unica cosa che si può fare è che io mi organizzi ad andare un po' più spesso su e giù. Ma io stai in ansia? Ma secondo me lei è sull'orlo di un esaurimento nervoso. E credimi che se continua così a farne le spese è anche Antonio. Sì, ma quello che non capisco, qua ci siamo noi, c'è Eugenio, ma perché non se ne viene qua un paio di mesi? Lei dice che non può per il lavoro ed è inutile insistere, anche perché come sta adesso, qualsiasi cosa le peserebbe. Cioè, non ci voleva sul lavoro di Eugenio, ora proprio capita in un momento sbagliato.